Alla break. Ha sbagliato anche uno smash abbastanza facile. Sì, quello è... Sbaglia di dritto lento, 0-15. E Lendl che scappa, straordinario. E fuori il passante di dritto di Lendl, 0-30. Lì si è visto proprio che non è un giocatore di rete, perché quando si è trovato in quella posizione lì, ecco. Beh, questa è la palla finale, ma trovandosi in una posizione, era a tre quarti di campo, in corsa in avanti, proprio dovuto frenare e tornare indietro Lendl. Lunga. Doppio fallo. Doppio fallo di 60-70 centimetri che offre a Becker tre palle break. Sbaglia di dritto Lendl, cede a zero il servizio. Ecco il vecchio Donald Budge. Donald Budge con la moglie, il giocatore che nel 1938 ha realizzato per primo il grande slam, vincendo tutti e quattro i tornei più importanti del mondo, in Australia, Roland Garros, Wimbledon e i campionati degli Stati Uniti che allora si giocavano a Forest Hills. 15-0. Dietro a lui c'è Jack Kramer. Jack Kramer ha vinto anche lui la sua dose di tornei. E Bobby Riggs. Tutta una carrellata di Bobby Riggs, sì, scusa Rino, ha vinto qua 50 anni fa, è forse giusto dirlo, perché 39, è il meno conosciuto di questi tre eroi che abbiamo appena visto. Stato penalizzato dalla guerra, lui ha vinto Wimbledon e Forest Hills nel 39, poi è arrivata la guerra, quindi... e poi si è messo a scommettere, ha fatto delle cose straordinarie, ma in un altro campo. Lo sapeva Becker. Era già lì, ma non è stata data l'ultima volée, quella precedente a procurargli il punto. Palla che viaggiava a una velocità impressionante. Doppio fallo. È l'ottavo doppio fallo di Becker nell'incontro. Uno che non si scoraggia troppo quando commette qualche doppio fallo, fa parte del suo gioco, è abituato a rischiare molto sul servizio. Eh sì, è diventato bravissimo nel ingoiare la delusione di certi punti che non gli riescono, addirittura che vanno a rovescio. È molto migliorato nel modo con cui affronta la partita. Sbaglia.
linea di dritto Becker da 30-0, 30 pari. Becker sta servendo per il secondo set sul 5-3. Pancio Segura continua la carrellata dei vecchi campioni. Pancio Segura non aveva l'aria di essere soddisfattissimo, c'era qualche cosa che lo contrariava. Anche Pancio Segura è ancora meno noto di Bobby Riggs, perché ha giocato poco nel tennis tradizionale, è stato un gran professionista. Inevitabile il mormorio quando la palla si inserisce nelle maglie della rete. 30 pari seconda di servizio. Ha avuto il coraggio di seguire la seconda di servizio. È importante. Soprattutto Rino, per... set point. Sì, soprattutto Rino, perché si è accorto che quando serve una seconda di rotazione composita, diciamo liftata per semplificare, Lendl non riesce a tirarla giù dall'alto. Secondo me ha usato poco questa seconda palla, questo tipo di seconda palla nell'incontro. Questo spiega la sua bassa percentuale sulla seconda di servizio nei primi due set. No, ma se la usa poco non fa centrare quello specifico colpo a Lendl. Il passante di dritto di Lendl cancella il set point. Ecco qua che vediamo. Forse la volée di Becker è stata così rapida come doveva essere. No, no. E quindi ha consentito il recupero a Lendl. Non è penetrata quella volée. Ci è arrivato sopra un po' pesantemente. La palla ha fatto anche una piccola curva. Insomma, è stata una volée più lenta di quanto avrebbe dovuto essere. 40 pari. Non entra ancora la prima palla. Vediamo cosa decide di fare sulla seconda. Tiriak, la ragazza di Becker. Aveva provato la stessa soluzione precedente, quella che aveva giocato sul 30 pari. Ora però la palla ha preso il nastro, deve rigiocarla e chissà, adesso non può più contare sul fattore sorpresa. Poi Lendl ha fatto anche un passettino avanti, comunque va lo stesso e fa male perché Lendl se lo aspettava. Se l'aspettava, gli ha giocato una risposta violenta bassa sulla quale Becker non ha potuto far altro che giocare una volée difensiva, offrendo a Lendl questo passante al volo, questo dritto al volo. Palla break dunque. Terzo set tutt'altro che chiuso. Becker ha avuto un set point, Lendl lo ha annullato con un passante di dritto in lungo linea. Adesso Becker fronteggia una palla break. Pronto, si è salvato con la posizione ancora prima che col riflesso, posizione perfetta. Era buona la volée di rovescio, tanto di più non poteva tirar fuori da quel passante Lendl. Sì, poi ci si può sempre chiedere, forse poteva fare il pallonetto, forse poteva giocare a lungolinea, però ha voluto cambiare perché proprio due scambi precedenti aveva passato dall'altra parte, quindi ha giocato un cross che era più difficile di un lungolinea. Ace. Set point numero 2 per Boris Becker. Hai visto le due occhiate? Si sono dati un'occhiata uno con l'altro, non particolarmente tenere. Prima palla, amici
micidiale, centrale, fuori la risposta di Lendl.